Buongiorno fanciulle! Allora, i miei vlog cominciano sempre così, con questa faccia struccata la mattina, vabbè, vi ci abituerete. E allora, oggi è domenica, è il 10 maggio, è la festa della mamma, quindi auguroni a tutte le mamme. E oggi mi è venuta voglia di vloggare ancora, ci ho preso gusto dopo il vlog dell'altro giorno, mi avete fatto capire che comunque vi piacciono i vlog, e allora io ci provo. Cercherò di farne appunto altri per accontentarvi. Oggi sono contenta perché finalmente io e Simo siamo a casa insieme nello stesso giorno dal lavoro. C'è una bellissima giornata e quindi pensiamo di andare finalmente in spiaggia. Ve l'avevo detto anche nel vlog precedente che avevo tanta voglia di andare un po' in spiaggia a rilassarmi, a stare al sole e quindi oggi finalmente ce la faremo. Infatti vi faccio vedere, c'è anche Simo qui che sta facendo colazione. Buongiorno. Buongiorno. Eccoti qua. Tra l'altro, Simo è in ferie, quindi tutta una settimana per dedicarsi a tutti i suoi impegni extra cop. Niente, ragazze, ci rivediamo più tardi, dai, mentre siamo in giro. Oggi vi portiamo un pochettino insieme a noi. Ciao! Olè, siamo usciti di casa finalmente. Guardate Simo, sembra uno scolaretto che sta andando in spiaggia con gli amici. Che tipo da spiaggia. Invece io sono vestita più alla... Vado in spiaggia ma non so se ci rimango tutto il tempo. Toh, Simo, fa vedere, dai. Oggi Eccola. mi sono messa il mio cappellino super freddo. Non ho l'infradito, ho dovuto mettere queste, però io sono un po' freddolosa. Non sappiamo se rimaniamo in spiaggia tutto il tempo, allora io... Sono coperta un po' di più, però fa caldo. Ci vediamo dopo comunque. Ciao! Andiamo a vedere l'acqua. Io Un attimo, do. mi sono già incremata. Io mi sono già incremata tutte le mie cicatrici sfigate, soprattutto queste qua sul fianco, però le ho coperte perché non mi fido lo stesso. Siccome avevo preso la crema solare, come l'ho aperta, si è spaccato tutto il tappo, non si può utilizzare. Usiamo questa. Sì, stiamo usando, cioè, la crema tipo da viso, che ha lo stesso la protezione 30, però non è come la crema solare vera, quindi piuttosto che nulla, perché queste cicatrici qui sono ancora fresche, diciamo, nonostante sia passato quasi un anno. Se ci prendiamo sopra il sole, ci roviniamo. Ti stimo, vedete? Si sta mettendo la crema, io me la sono già messa e adesso andiamo a vedere un pochettino l'acqua. Per non profenda. Vai, vai, amore, vai, bravo. Cioè, io ho pucciato solamente le dita dei piedi e c'è già la pelle d'oca. Direi che io mi limito a guardarlo, a rimanere qui a mezzo bagnomaria perché fa freddo. Cioè, guardate i bambini invece. I bambini sono una roba allucinante, cioè non li ferma nessuno, l'acqua comunque fredda, eh. E loro si buttano, fanno il bagno tranquilli. Wow, beati loro. Comunque, non so cosa ne sarà di questo vlog di oggi perché è un po' improvvisato. Però probabilmente oggi andremo anche a casa dei miei a fare un saluto, è stato il compleanno di mia sorella, le voglio portare il regalo. Come regalo le ho preso un kit di QVC, quello che uso sempre io di Alpha H, con tutte le vitamine, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E. Oh, grazie, c'ho il cameraman oggi, oh, che figata! E quindi niente, oggi magari andremo a casa loro, gli portiamo un regalo e poi in centro da noi c'è una casa carinissima che si chiama, intanto sto gelando, che si chiama Street, Food. ecco, Street Food, dovrebbe essere carina perché lungo tutto il viale ci dovrebbero essere tutti dei chioschi, tutte delle pausine dove si può mangiare per strada, quindi magari
Oggi vi portiamo anche lì, così vedete, scoprite le meraviglie di Bellaria Geomarina, questa perla. Oppure vorremmo andare in barca, adesso vediamo, ci organizziamo, vero? Sì, comunque sentite che più stai più è calda. Sì, no, è vero, cioè non è ghiacciata, eh. No, no. Però, cioè, se mi dovessi buttare per fare il bagno, no, non ce la farei. Questa è la nostra riviera. Sì, la parte è un po' più sfigatella, non me ne vogliono gli igeani, però è quella un pochettino più... No, adesso la vedi così. No, dai, è meglio comunque il lato di Bellaria, qua, stavo scherzando. Cioè, avanti anni luce, se si può dire così. Via, io voglio andare a prendere il sole. Allora, problemi tecnici, vloggare con Simone è difficile perché lui è più alto, mannaggia, ecco, mi devo mettere in punta di piedi, vabbè, andiamo, è quasi l'una e stiamo andando a cercare qualcosa da mangiare, adesso vediamo se troviamo una rosticceria aperta qui ad Igea, perché siamo venuti al mare dalla parte di Igea, niente Simo, ah vabbè sì, qualcosa ci si vede, quindi dai, andiamo a cercare qualcosa da mangiare perché cominciamo ad aver fame, ovviamente, io ho già le spalle tutte rosse, mi ha fatto notare Simo, anche lui, siamo stati 3 ore a parlare sul porto con un signore sotto al sole, senza crema, senza niente, speriamo di non scottarci troppo. Ciao, a dopo! Passa invece doveva essere lui, perché questo lo fa. No, devi correre lì perché devi mettere il combinato. Aspettiamo il cibo. Hai visto lei? Signora, numero 1, specchio al Fontola. Mi fa troppo ridere sta tedesca che dice scaccherone, speck. Oh, si mangia. Ovviamente siamo in Romagna. Cosa potevamo mangiare? I cassoni. Si vedono? Voilà. Un bel cassoncino. E mangiamo in spiaggia, è una delle cose che io amo di più, stare tutto il giorno in spiaggia e mangiare sotto l'ombrellone con il rumore delle onde, questo silenzio, il sole. Buon appetito ragazzi. No, scusatemi, ma quanto è grande sto cassone, cioè è enorme ragazzi, nella mia boccuccia, nel mio stomacchino, non so se c'entrerà tutto. Casomai ci penserà Simone, che mangia pure lui. Ragazze, voglio immortalare l'attimo perché sarà da un anno che Simo non prendo il libro in mano. Sei sicuro di quello che stai facendo? Sì. Guarda che domani venirà a piovere, non rovinare questo tempo. Ah, che cavolo. Che cos'è? Un libro. No, il titolo. Allora, diglielo. Gli altri e farsi gli amici. Ecco, è un libro molto interessante ragazze. Io vi consiglio di andarlo a cercare in libreria e di prenderlo perché ci insegna ad essere migliori e soprattutto ad essere migliori con le persone che ci stanno intorno, non è una cosa da poco. Comunque vabbè, lasciamo Simone nella lettura, adesso mi vado a mettere anch'io a leggere, vorrei farvi notare il cappellino che ha Simo. Non ti starebbe tanto male, sai amore, sembri uno di quei tipi, veramente ti manca la catenozza e sei a posto. Ciao, buona lettura. Ciao fanciulli, allora siamo tornati a casa, sono le 4:30, non ne potevamo più sinceramente di stare in spiaggia sotto il sole, poi si è un po' affollata leggermente rispetto a stamattina, cominciava ad esserci un po' più di casino, si stava bene lo stesso, però siamo cotti, Simone è diventato tipo bordo, io ancora non mi sono vista, ma sicuramente anch'io, guardate, sicuramente anch'io, guardate qua. Ho preso un sacco di sole senza protezione, sono veramente dei matti. Comunque adesso mi metto a fare il plum cake alle fragole, che è veramente qualcosa di buonissimo. Poi le fragole in questo periodo sono eccezionali perché è la loro stagione, così stasera quando porto a casa di mia sorella il regalo le porto anche appunto una tortina da mangiare, perché da quello che ho capito quest'anno non festeggia, non fa assolutamente niente, allora portiamo noi un pochettino di festa, quindi ci vediamo dopo, ciao! Allora direi che mi sono decisamente scottata, guardate la differenza tra
Qua e qua, ragazzi, anche stare sotto la doccia, sentire l'acqua che mi cadeva addosso, mamma mia, mi sentivo proprio andare a fuoco. Questo sarà un vlog bollente. Niente, una bella doccia ci voleva, però veramente io mi sento caldissima, mamma mia. Ah, guardate. Tadam, plum cake fatto. Devo finire di decorarlo perché le fragole sopra sennò si sciolgono. È ancora un pochettino caldo. Adesso ci prepariamo per uscire, per andare a mangiare qualcosa qui sul viale. Io intanto mi sono un attimino truccata, non tantissimo, e andiamo a mangiare qualcosa su qui in centro. Si chiama viale da noi perché il centro non è enorme, perché c'è questa manifestazione tipo street food, quindi ci sono tanti chioschi dove mangiare, e Simo mi ha detto che c'è anche il chiosco vegano, e vai, così mangiamo vegano. E niente, adesso vi faccio vedere come mi ero sistemata per stare in casa con le mie pantofoline rosa. Questo outfit mi piace tantissimo, però per la sera no, è un po' troppo leggero perché ho freddo con la pancia di fuori, però questo top con le frange così di H&M mi piace un sacco, quindi adesso cerco qualcosa appunto da mettermi per uscire stasera. Che casino in questo armadio, mamma mia, un po' mi vergogno. Mentre Simo finisce di prepararsi vi faccio vedere l'outfit semplice. Secondo me avrà un po' freddo, però non dovremmo stare in giro tantissimo. Giacchettina di H&M, questo è un top a canotta preso al mercato, i pantaloni, i jeans sono di Zara e queste qua le ho comprate su Instagram, quindi siamo pronti per uscire. Ciao! Per la miseria, guardate queste scarpe qui rosa, ragazzi, stupende, di Giuseppe Zanotti ovviamente. Questo negozio è tutto stupendo, un sacco di scarpe bellissime. Vabbè, andiamo da Simo che si aggira per gli stand. Allora Simo, dove andiamo a mangiare? Non so, andiamo avanti così. La verità è che siamo usciti tardi e hanno chiuso quasi tutti gli stand, mannaggia. Allora, Simone è al baracchino vegan che abbiamo trovato fortunatamente aperto e c'è ancora un sacco di roba da mangiare. Io sono seduta qui su una panchina, sto tenendo il posto perché tutti gli altri posti, tavoli, sono già occupati, quindi ci sono delle panchine libere, mi sono venuta a sedere e sto aspettando che Simo appunto arrivi con la roba da mangiare. Abbiamo preso due hamburger vegani e poi abbiamo preso una specie di panzerotto fatto al forno con dentro le verdure, se mi ricordo bene, quindi non vedo l'ora che arrivi, sto morendo di fame. Vi faccio vedere alle spalle la piazza. Di qua ci sono le giostrine, ci voglio andare anch'io. Ogni volta che vedo le giostrine io ritorno bambina, ma non ci posso salire, non ci sto. Simo lì, guardatelo, si è appoggiato. Quando si mette così vuol dire che comincia ad essere un attimino stufo. Speriamo arrivi presto la roba, scusate, la roba da mangiare. Sì, sì. Facciamo vedere bene i nostri hamburger vegani. Guardate, sembrano veramente succulenti. E qui vi salutiamo perché è stato un vlog lunghissimo oggi. Troppo. E ci tengo a precisare che oggi abbiamo un pochettino sgarrato perché oggi abbiamo mangiato i cassoni, stasera di nuovo cose così asciutte, molti carboidrati, anche se è tutto vegan stasera. Buon appetito. Noi solitamente mangiamo più verdure, mangiamo più robe così genuine, quindi mentre Simone già c'ha il boccone e mastica, noi vi salutiamo. Ciao, ci vediamo al prossimo vlog. Ciao, ciao. Mettete mi piace.